Le mie vacanze sono state rovinate da questa domanda! Mannaggia te! Ovviamente sto scherzando, ma anche no! Io la risposta provo a dartela! Se quanto dico non dovesse piacerti, almeno guardati il mutuo di blu! Giusto per dare un po' di spessore a questo video! L'arte deve essere fatta con intenzione? Traduco, un'opera d'arte deve essere fatta con volontà e consapevolezza? Lancio della monetina? No! Se ripenso adesso a tutte le biografie che ho letto degli artisti di cui ho parlato, ognuno di loro all'inizio della propria carriera non parlano di produrre arte che sia in strada o che sia su un libro o una tela. Tutti parlano di un'urgenza di espressione, una volontà di dichiarare al mondo la propria presenza. Oppure si esprimono come segno di rivolta verso qualcosa che a loro dire non funziona. E tutto questo con la consapevolezza di fare arte c'entra ben poco. Ma attenzione ora! Rewind! L'arte deve essere fatta con intenzione? Sì! Se guardiamo l'evoluzione di ogni singolo artista di cui ho parlato, prima o poi si scontrano tutti col mercato dell'arte. E il mercato dell'arte cosa ti chiede? Arte! E se tu artista gliela vuoi fornire? Lo devi fare con l'intenzione, la volontà e la consapevolezza. Ora se sei arrivato fin qua metti in conto che tutto quello che ho detto è sbagliato? Però chiediti anche, i musei quali opere d'arte collezionano? Le prime di un artista o gli ultimi lavori? O la prossima volta posso stare anche muto, eh? Bella Dabrowski!